video stavo fatto lo stesso giorno e il mazzo elfo davvero competitivo e costa una fraccata. Infatti è diventato buio perché mi ci sono volute tipo 2 ore e mezzo. Comunque sia, partiamo subito con 4 elfi di Lanua. Non ci sono spiegazioni, è lì per farlo al primo turno, per darti mana, molto semplicemente. Subito dopo ci sono 4 sentinella delle ortiche con un mana verde, un 2-2. Ragazzi, 2-2. Quando attacca però viene tappato, ma ha il fortissimo secondo effetto che quando giochi una magia verde si scappa. Quindi se fa un istantaneo il turno dell'avversario o comunque sia cali un elfo, lui si stappa, è un ottimo bloccante, è un 2-2 a costo 1, attacca ed è molto forte, ma non serve solo a questo, come vedremo, perché ci sono anche 4 druida dell'ereditarietà. Una carta che permette al mazzo di essere davvero competitivo, non so perché si è abbuiato tutto, tappando 3 elfi stappati che controlli, aggiungi 3 mana verdi alla tua riserva di mana. E è una cosa incredibile perché lei costa 1, quindi non ha nemmeno debolezza d'evocazione perché non la devi tappare. Vuol dire che appena entra può fare subito boom boom boom, mana mana mana. Con questo mana poi può giocare altri elfi e magari se ne riesce a giocarne altri 3 li può ritappare per avere altri 3 mana. Quindi riempi il campo in una maniera paurosa. Oltre a questo, con quei 3 mashbone che lancia stregonerie, ripienarti a mana eccetera eccetera, è molto forte la sua combo con sentinella delle ortiche, perché sentinella e ortiche verrà tappata grazie al suo effetto. Giocando un'altra magia verde si stappa ed è come se tu avessi un elfo in più ogni volta. 3 pretessa di Titania con 2-1-1. L'unico punto debole è che ha debolezza evocazione, ossia è un 1-1 che deve stare un turno in campo prima di poter essere tappata, e questo non mi piace. Però se tappandola gli basta sopravvivere un turno, ti può dare un mana verde per ogni elfo e controlli. Beh, direi che questo lo sopportiamo e ne giochiamo 3. 2 copie di Yoraga Warcaller. Non so come tradurlo, vi spiego subito l'effetto. Con un mana verde è un 1-1 che ha multipotenziamento, quindi con 2 mana, perché tanto voi avete solo mana verdi, quindi a Shyper è un incolore un mana verde, ha tanti segni +1/+1 per il numero di volte che è stato potenziato. Non solo, perché così sarebbe una gran cacata, cioè con 7 mettete un 4-4, perché gli dà 3 segni +1/+1 pagare quel 6 in più. Ma gli altri elfi e controlli prendono tanti segni +1/+1, quante volte sto di +1/+1, per ogni segnalino +1/+1 che è presente su Yoraga Warcaller. E non è che ce li può avere solo dal multipotenziamento, ce li potete mettere anche con altre carte, come ad esempio potete fare anche un mazzo basato semplicemente su questo, anzi lo dovrei fare, sarebbe figo, in cui mentre attaccate gli potete dare, che ne so, crescita gigante che gli dà +3/+3, prendendo lui +3/+3, prenderanno +3/+3 tutti gli altri elfi e stanno attaccando, quindi se anche attaccati con 4 elfi, lui dando +3/+3 a tutti ti farà fare 12 danni in più. Però in questo mazzo ho deciso di non fare così. Monocopia di Ezzuri. In realtà non mi piace tantissimo come carta, però il fatto che con uno rigeneri un altro elfo ti salva dalle distruzioni. Ad esempio, se uno ti prova a fulminare un elfo, te con uno lo rigeneri e lui quindi è costretto a ucciderti prima di tutti lui. Però se ti attacchi con tutti gli altri e lui lo lasci in difesa, il tuo avversario deve scegliere se parare e far morire solo le sue creature perché te puoi rigenerarle grazie a lui, oppure lasciare entrare tutte con 5. Prendono tutti +3/+3 travolgere. Gli elfi, si sa, tendono a riempire il campo come la maionese. 2 sciamano della fauna, un incolore, un mana verde, un 2-2. Tappando, quindi tappando già vuol dire che deve stare un turno nel tuo campo, poi va all'avversario, poi ribadire e posare l'effetto fin da subito, anche prima di pescare, anche dopo aver pescato, scegli te. Anche perché se tipo lui ti attacca, ti rivela la prima carta, te vedi che c'è una merda, lo usi anche prima di pescare. Però lasciando perdere questo, scarta una carta creatura, cerca nel tuo grimorio una carta creatura ovviamente, la riveli, la aggiungi alla tua mano e mischi. In realtà questo effetto è fortissimo, anche se sarebbe un -1, perché giocando lei avete una carta in meno in mano, scartando ne avete una ancora a meno. Però il poter scegliersi una qualsiasi creatura del mazzo, soprattutto in questo mazzo, fa la differenza. Ti va a prendere quello che ti serve per ogni situazione, e quello che ti serve per chiudere, o quello che ti serve per pararti il culo. Un Ranger di Quirion, dovresti già conoscerlo. Con un mana verde è un 1-1 che, facendoti tornare una foresta in mano, ti fa stappare un elfo.
Questo ti permette, oltre che di sorprendere l'avversario quando ti attacca e non si aspetta di essere bloccato da chissà quale elfo, ti permette di far tornare la foresta ma stappi e lo blocchi. Oppure, se ti stanno per distruggere una terra, che poi qua sono solo foreste, non so perché ti dovrebbe distruggere una foresta, ammettiamo che lo facciano, te la fai tornare in mano e la sua carta va a vuoto, non si sa mai se provate uno spaccaterre. Ma la cosa più forte di questa carta è che, dopo aver tappato una cosa come Arcidrudo Elfico, o soprattutto Pretessa di Titania, o come si pronuncia, dopo che hai preso un sacco di mana grazie al suo effetto, ti fa tornare la foresta in mano, lo stappi e lo rifà da capo. Quindi è abominevole. Non solo, perché se magari non hai pescato foresta quel turno e non ce l'avevi in mano e sei bloccato di terra e ne hai solo due magari, normalmente rimarresti lì a guardare l'avversario come un pesce lesso, ma grazie al suo effetto puoi tappare una terra, aggiungere un mana verde, te la fai tornare in mano, stappi anche un elfo, magari elfi di Liano, perché ti ha dato un mana o arcidruro elfico, roba più forte, e poi rigiochi la terra di turno e aggiungi un altro mana. Quindi con questo piccolo trucchetto un mana in più di quanto ne avresti avuto normalmente e ti sei anche stappato un elfo. 3 simbionte di Bosco Cavo. In realtà molti non sarebbero d'accordo sul giocarlo, ma io ho fatto la lista io e ce lo metto. 3 perché 4 secondo me sono troppi. Ebbene, cos'ha di speciale questo insetto che non è neanche un elfo? Con un mana verde è un 1-1, fino a qui fa cacare. E facendoti tornare un mana un elfo, come il Ranger di Quiron, stappi una carta, non deve essere per forza una tua creatura, stappi una carta, anche una carta che ha magari, che ne so, illusione, e quindi se viene scelta come bersaglio di una qualsiasi cazzata muore. E questo è davvero forte secondo me, non perché stappa, ma perché anche se non è un elfo e quindi può essere svantaggioso, se l'avversario decide di farti, che ne so, fulmine o un qualsiasi sparo su una carta o una carta nera tipo omicidio, lama del fato, che in realtà non sono molto giocate, eccetera eccetera, tu ti farai tornare in mano l'elfo che lo ha scelto come bersaglio, la sua carta va a vuoto, stappi un altro elfo, può usarlo come bloccante oppure ha un elfo stappato, comunque è figa avere un elfo stappato. Non solo, può attivare di nuovo gli effetti di carte come sciamano della fauna, di nuovo, quello lì che arcidrudo elfico, ecco, e ti ha 3 mana, pretessa, eccetera, eccetera, vale lo stesso discorso della carta di prima. 4 arcidrudo elfico, forse 4 sono troppi, però ci vuole qualcosa qui contro Maroni. Ebbene, costando 2 foreste, un incolore, è un 2-2, fino a qui fa cacare, è un druido elfo. E fino a qui sembra figo, comunque sia, gli altri elfi che controlli, non lui, gli altri prendono +1/+1, tappandolo aggiungi un mana verde per ogni elfo e controlli, quindi è come una pretessa di Titania, solo che è più resistente, irrobustisce tutti gli altri elfi, può tapparlo e stapparlo tante volte con le varie combo del mazzo. Non solo, se l'avversario proverà a uccidertelo perché è molto fastidioso, te lo puoi far tornare in mano con simbionte di Wildwood. Comunque sia, davvero utile, soprattutto perché quando attaccano gli elfi non lo fanno mai soli, sono sempre una marea. Non sono riuscito a trovare una traduzione del nome di questa carta, che è Lead Stamped, comunque sia, condurre qualcosa, adesso non me lo ricordo, con 2 incolori e 1 mana verde. Quindi per voi sono 3 mana verdi perché potete fare solo questi, ve lo ripeterò all'infinito. Guardi le prime 5 carte del tuo grimorio, può rivelare un qualsiasi numero di carte creatura. E dopo averle rivelate metti il resto in fondo nell'ordine che ti pare, ma non serve a niente, e loro le prendi tutte in mano. Quindi può anche aggiungerti minimo 3 carte, perché con 18 terre e pochissime stregonerie o avete una sfiga assurda o aggiungete addirittura 5 elfi, che magari così vi sembra no, ma con 3 mi blocco. Però avere 5 carte in più in mano fa davvero la differenza, specialmente se costano tutti poco, specialmente se sono tutti elfi, specialmente se il turno dopo arrivano tutti in campo e iniziamo a fare casino col mana. Adesso è il momento di una decisione difficile. Patto dell'Evocatore, che con 0 è un istantaneo, lo può fare anche il turno avversario, e ti fa prendere una carta creatura verde dal mazzo e metterla a mano, quindi è molto forte, va a prendere quello che ti serve istantaneamente. Può portarti a chiudere la partita, però devi stare attento, perché se lo giochi e il turno dopo non paghi 4 mana al momento del mantenimento, hai perso. Proprio hai perso, fine, fine, punto, hai perso. Vi sembra inconcepibile, invece avete perso.
ma non dovrebbe essere un problema avere 4 mana. Mi raccomando, non basatevi sugli elfi, perché se no Snoopy vi fa distruggere le creature e lo prendete nel gu. Ma io ho deciso per adesso, forse sbagliando, di metterci 4 Zenith del Sole Verde, che sono una stregoneria. Costa un mana verde e poi Hits, dove Hits è quello che ti pare. Ti va a prendere una carta creatura e la metti in gioco con costo di mana convertito pari o inferiore a Hits. Ossia, se te paghi 4 mana, per esempio, un mana verde lo usi. I 3 mana corrispondono all'Hits, quindi può mettere una carta creatura e costa 3 o meno direttamente in gioco. E può essere Arcidruido Elfico, come può essere una qualsiasi altra cosa. Di solito lo userete con 2 mana per metterci un elfo che costa 1, che vi serve in quel momento, che è il pezzo che vi manca. Soprattutto metterete cose come Druida dell'ereditarietà, perché almeno appena entra potete usare subito il suo effetto di trappare 3, di tappare 3. Se poi c'è quella cosa lì, come si chiama, Sentinella delle Ortiche, potete iniziare già a scombare, aggiungere un sacco di mana. Quindi secondo me per adesso sono meglio 4 Zenith del Sole Verde, però non li ha mai giocati nessuno, quindi non lo so. Questa lista l'ho fatta io, per ora mi sembra vadano bene. Comunque sia, vi terrò aggiornati. Mi raccomando, nei commenti è molto importante la vostra opinione, fatemi sapere quali carte vi stanno dando noia, se pensate di non vedere abbastanza carte forti. Con carte forti intendo carte che vi portano alla chiusura, e proprio per questo motivo dobbiamo vederne un'altra. Ci stavamo dimenticando di Craterhoof Behemoth, la carta più incredibile per un mazzo elfo, con 8 e un 5-5 rapidità. Fino a qui sembra una carta che fa cagare, ma quando entra tutte le tue creature prendono più hits, travolgere, rapidità, quindi anche se sono appena entrate non importa. E dove hits è il numero di creature che controlli, quindi se avete anche, che ne so, 5 elfi e riuscite a giocare lui, prendono tutti più 6, lui diventa un 11-11. Quelli, anche se sono 1-1, diventano dei 7-7, possono attaccare tutti e hanno travolgere, questo equivale a vincere la partita. Tuttavia secondo me non ha la forza che avrebbe con Ordine Naturale, che però costa una fraccata di soldi. Quindi ero deciso tra lui e Forza Regale, che quando entra ti fa pescare un numero di carte pari al numero di creature che controlli. Però alla fine ho deciso per lui, perché secondo me mancava un po' al mazzo un qualcosa, e quando entra è finita. Le terre, state pronti, perché le terre sono 18 foreste per essere sinergico col mazzo. Non sapevo in realtà se mettere 17 foreste, un Pendleven, quella cosa, tappandola da +1/+2 a una creatura che è un 1-1, può essere utile per salvarti gli elfi. Però secondo me per salvarti gli elfi è meglio Simbionte di Wildwood, perché il mana lo userai tutto e ce l'avrai sempre tappato. Quindi non è neanche una foresta e non è sinergica. Non sapevo se mettere qualche Caverna delle Anime, ma questo è un mazzo sul budget, cioè così gira molto meglio, perché con le foreste puoi castarci anche le stregonerie. Quindi spero che vi sia piaciuto il video. Mi sono impegnato tantissimo, perché fare il video così, oltre a farti avere male a polmoni per una vita, è davvero dispendioso. Ci vuole un sacco di tempo, anzi ci vuole un pomeriggio, devi anche provare il mazzo. Quindi la lista è mia, originale, mi raccomando spolliciate. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, perché mi fa un grande piacere. Consigliatemi nei commenti alcune modifiche secondo voi vanno apportate, alcune carte secondo voi sono forti, io ho tralasciato, ma fidatevi che per scrivere la lista ho dovuto leggere l'elenco di tutte le carte verdi, ci ho messo ore. Comunque, come sempre vi ho detto, condividete il video. Se non siete ancora iscritti, vi ricordo, iscrivetevi, mi fa piacere, ma l'ho già detto, consigliatemi altri mazzi che volete vedere. Ci vorrà un sacco di tempo, quindi anche settimane. Ci vediamo al prossimo video.